Lucas Burlatti, General Manager di Pattern. Ci racconti come in questi ultimissimi anni hai portato questo grande sviluppo all'interno della tua azienda? Allora, io di base non ho fatto niente e normalmente il General Manager non fa niente. Questa è un'azienda straordinaria perché ha puntato su tre asset fondamentali. Due sono stati ed erano nel DNA dell'azienda, da quelli che Franco Fulli, i fondatori, hanno sempre avuto all'interno del proprio cuore applicato sull'azienda, che erano gli uomini, quindi grande competenza in termini di know-how, e la tecnologia, quindi essere sempre all'avanguardia sulla modellistica, in particolare dell'abbigliamento di alta gamma. Ne abbiamo inserito un terzo, che era quello di lavorare sulla sostenibilità di tutta la filiera. Questi tre asset messi insieme a un processo e a delle certificazioni ci hanno permesso di diventare una delle aziende leader nell'ambito della progettazione, cambio abbigliamento e produzione per i grandi marchi. E questo ci ha portato in un breve lasso di tempo, cioè dal 2009 ad oggi siamo passati da 6 milioni di fatturato ai 26-27 che faremo qui nel 2016. Hai anche raddoppiato lo stabilimento. Io, ripeto, hanno fatto gli altri, io ho aiutato. Lo stabilimento si è ingrandito, abbiamo assunto un sacco di persone, abbiamo fatto tantissima formazione, i fondi interprofessionali ci hanno aiutato moltissimo e non ultimo abbiamo iniziato a lavorare come pre-elite, siamo entrati recentemente in elite proprio perché oggi l'azienda sta avendo un proprio percorso, il proprio step, e il prossimo step lo sappiamo già qual è. Abbiamo un'idea sui prossimi 4 anni. I prossimi 4 anni saranno dedicati a sviluppare ancora meglio quello che sappiamo fare, cioè il nostro business caratteristico, che è un B2B, ma anche sviluppare il nostro marchio che si chiama Esemplare, che abbiamo acquisito 2 anni fa e che oggi sta iniziando a diventare un marchio importante sul mercato internazionale. Pre-Elite è stata un'azione formativa che noi chiamiamo propedeutica, che grazie ai fondi vigenti siamo riusciti a realizzare. Che cosa ha significato per te? E come azienda iniziare un percorso che noi sappiamo essere indirizzato alla quotazione in borsa? Allora, prima di tutto quella che è la mia filosofia rispetto alla formazione, tu la conosci bene. La formazione è un allenamento e soprattutto se sei ignorante di alcune materie è importante acquisire una tecnica e poi iniziare a allenarsi. E quindi noi l'allenamento l'abbiamo fatto in tantissimi ambiti, con fondo dirigente, fondo impresa, per poi arrivare dove siamo oggi. Quindi ti alleni, ti prepari, provi a vedere che cosa esiste, quali sono i tuoi competitor e chi invece ti può allenare. Pre-Elite ci allena in questo senso. E dopodiché questo tipo di attività che hai fatto ti servono poi a competere. Quale tipo di organizzazione è necessaria per un'azienda che intende fare questo tipo di percorso? E quali gap eventuali tu hai individuato nell'azienda da colmare? Ma sicuramente noi siamo un'azienda che è nata molto piccola, di tipo familiare, che oggi si sta evolvendo per diventare una media impresa. Il primo tema era un tema di processo, su cui abbiamo lavorato nel piano strategico che avevamo negli scorsi 4 anni. Il secondo era come il processo può migliorare investendo in certificazioni. Cioè la certificazione deve essere sempre vista non come un costo, ma come un investimento. E noi avevamo un sacco di punti weak, cioè di punti deboli su cui abbiamo lavorato. E terzo, quello che noi dobbiamo vedere invece è il futuro, cioè che piano hai nei prossimi 4 anni e come intendi farlo. Ti alleni, fai elite, fai pre-elite, fai quello che devi, vedi qual è il mondo finanziario che noi non conoscevamo, la community finanziaria, e decidi se autofinanziarti come stiamo facendo oggi o se invece puoi accelerare grazie a qualcun altro. Oggi l'azienda ha deciso, grazie a questa azione formativa, propedeutica, di intraprendere anche proprio un percorso di elite. Quali sono i vantaggi competitivi che tu intravedi da questa nuova esperienza che hai appena iniziato, peraltro? Ma sicuramente hai un'esposizione a un network economico-finanziario che fino adesso non abbiamo avuto, perché tutti ci abbiano sostenuto nella nostra crescita. E quindi questo è il principale direi plus. Il secondo è quello che dicevo anche prima. Cioè ti alleni e impari. Ciascuno di noi, essendo persone insomma di un certo ambito aziendale, ha comunque dei gap da colmare, quindi il tema formativo è l'altro tema straordinariamente importante che Elite aiuta a colmare. Come Skillab noi insistiamo molto sul fatto che le aziende debbano sempre di più
avere questa cultura manageriale, no? Quindi questa capacità anche di intravedere il futuro. Sicuramente tu come manager hai portato questo tipo di cultura. Quali sono i fattori, come dire, i punti di forza tuoi abbinati alla competitività dell'impresa? Io credo che ci sia la fortuna di fare alcune esperienze e poi saperle mediare su se stessi e riportarle negli ambiti in cui si va a lavorare. Quindi io ho sempre avuto un'attitudine particolare verso gli uomini e quindi credo che il tema principale oggi sia la sensibilità. La sensibilità di saperti porre con tutti nel modo giusto. Utilizzare sempre lo stesso modo di porsi è assolutamente sbagliato, perché bisogna trasmettere dei valori, trasmettere dei segnali organizzativi, gestire dei processi, ma dipende chi hai davanti e come culturalmente puoi approcciarli. Allora, se hai quella sensibilità puoi lavorare ovunque e farlo bene, e far crescere le aziende, ovviamente se il momento economico è favorevole, perché poi non c'è soltanto la competenza, la capacità, ma ci vuole anche un mercato. La tua azienda rappresenta oggi un'eccellenza del fashion. Ci dici quali sono i brand per i quali lavori? Perché quando uno parla di pattern, oggi, come dire, noi dobbiamo ancora farlo conoscere. Ma quando tu parli dei brand, tutti restiamo veramente colpiti. Ci racconti, ci dici quali sono? Allora, i marchi per cui lavoriamo sono i più importanti marchi internazionali. Noi abbiamo capi nostri che sfilano a Milano, a Parigi, a Londra e a New York, quindi direi che lavoriamo per i grandi gruppi francesi, per i più grossi gruppi ancora rimasti italiani e per i principali brand londinesi o newyorkesi, direi sono quasi tutti. Abbiamo poi delle collaborazioni anche molto particolari, spot con marchi, magari uno dice ma come mai lavorate per loro? E lo facciamo perché facciamo la parte molto alta, facciamo i vestiti su misura. Quindi un brand che racconto sempre, per cui lavoriamo, è Nike, che fa una propria linea, si chiama NSW, che è la linea top che vende solo in 8 negozi nel mondo. Ho avuto bisogno di fare gli abiti su misura per le nazionali che partecipavano ai mondiali di calcio, e abbiamo fatto anche loro. Quindi direi grandi marchi, ma ogni tanto anche i marchi che non si direbbe mai fanno del made in Italy, ma invece ci hanno raggiunto e hanno chiesto di lavorare per loro.